Allora, la settimana scorsa abbiamo visto il teorema della dimensione che ci diceva che uno spazio vettoriale di dimensione infinita ha sempre le basi della stessa lunghezza e quindi alla lunghezza delle basi possiamo assegnare il nome di dimensione e quindi possiamo associare questo numero k, dimensione, allo spazio. Una conseguenza che abbiamo visto del teorema della dimensione era anche il teorema del completamento. Subito dopo abbiamo visto che se abbiamo un sottospazio W di V, innanzitutto questo non può avere una, cioè ovviamente prendiamo una base, questa non può essere lunga più di K, ma se è lunga H meno di K, questa stessa base può essere completata fino ad avere una base dello spazio grande. In particolare, adesso vogliamo vedere ancora altre due conseguenze di questa cosa che ci serviranno subito dopo. Il teorema sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita su un corpo qualunque, su un campo gamma, quindi non necessariamente su R, e sia W un sottospazio vettoriale di V. Allora, se W è diverso da V, cioè se W non coincide con V, allora la dimensione di W è strettamente minore di K. Quindi se io ho uno sottospazio, ho un sottospazio vettoriale di uno spazio V, se questo sottospazio vettoriale è proprio, cioè più piccolo, allora la dimensione deve scendere. Ok? La dimostrazione è banale, supponiamo per assurdo che non sia vero, supponiamo che la dimensione di W sia uguale a K, questo che vuol dire sia W1 WK una base di W, questa si può completare fino ad avere una base di questo. Tuttavia, essendo diciamo costituita da k elementi, essendo lunga k, è già una base di V. Io so che posso prendere la base di W, completarla e ottenere una base di V. Tuttavia, questa è già lunga K. Quindi non ci devo aggiungere niente, perché quando l'avessi completata dovrebbe essere lunga K, ma è già lunga K, quindi è già in partenza una base di V. Quindi, e allora se è una base di V, allora W coincide con V, e questo è assurdo, perché l'ipotesi è che W sia diverso da V, sia contenuto propriamente in V. Allora dobbiamo dimostrare che la dimensione di W è minore di K. Se fosse K, in realtà uno potrebbe dire, ma non potrebbe essere addirittura maggiore di K? Beh, è sempre il teorema del completamento. Sì, se fosse maggiore di K, la base dello spazio più piccolo potrebbe completare la base dello spazio più grande, quindi sarebbe lunga maggiore di K, e non è così. Ma anche se la dimensione fosse la stessa, lo stesso argomento, cioè il fatto che io prendo la base dello spazio più piccolo e la completo fino a ottenere la base dello spazio più grande,
mi dice che in realtà non devo completare niente, perché io già ho K elementi e so che la base dello spazio grande deve essere lunga K. E quindi, se questa è una base di W e W avesse dimensione K, dovrebbe per forza essere una base anche di V. E allora a quel punto vorrebbe dire che W coincide con V, avendo i due spazi una stessa base. Quindi questa è una prima conseguenza del teorema della dimensione. Un'altra conseguenza che ci interessa mettere in luce è il seguente teorema, che si chiama formula di Grassmann. Sinceramente non ricordo se ci va una N o due N. Ce ne metto una, però controllate, perché potrebbe... Le due S me le ricordo, la N non mi ricordo se ce n'è uno o due. Allora dico, siano Q, diciamo, allora sia U uno spazio vettoriale su un corpo K, siano V e W sottospazi vettoriali di U di dimensione finita. In particolare poniamo la dimensione di V uguale a H, la dimensione di W uguale K. Prendiamo cioè due sottospazi di dimensione finita di uno stesso spazio grande. Allora, prima osservazione, U intersecato W, V intersecato W, scusate, è un sottospazio vettoriale di U. Inoltre la dimensione di V intersecato W è uguale, deve essere finita, uguale ad L, che deve essere più piccola sia di H che di K. Se invece adesso andiamo a considerare lo spazio vettoriale generato da U più, allora, scusate, questo non l'ho ancora definito, lo devo definire adesso. Sì, U più V, scusate, V più W uguale insieme di V più W tale che V appartiene a V grande e W appartiene a W grande. Questo coincide con lo spazio vettoriale generato da U unito da V unito W. Voglio fare il simbolo dell'unione un po' più piccolo in maniera tale che non lo confondiate con lo spazio U. E quindi è uno spazio vettoriale. Inoltre la dimensione di V più W è uguale ad H più K meno L, cioè alla dimensione di V più la dimensione di W meno la dimensione di V intersecato. Questa è la formula di Grassmann. Oh, questa è una cosa molto interessante e diciamo ci aiuta molto a capire la struttura di spazi, sottospazi, dimensione finita.
prima di dimostrarla farò un esempio. In R3 farò degli esempi in R3. Allora, cominciamo con un esempio in R2, che è più semplice. R2 è uno spazio vettoriale di dimensione 2. Se vi ricordate, la base canonica dai vettori 1, 0, 0, 1, però ogni altra base ha comunque lunghezza 2. Allora, chi sono i sottospazi di R2? Domanda, l'abbiamo già detto, se me lo ripetete mi fate contento. Lo spazio stesso, non la retta, qualunque retta passando per l'origine, hanno dimensione 1 e poi è l'origine. Quindi il sottospazio vettoriale di R2 è una retta passante per l'origine. Questa retta è generata, per esempio, se voglio un vettore della base mi basta prendere un qualunque vettore non nullo su questa retta. Adesso prendiamone due di rette. Allora, come in figura. Allora, questa retta la chiamo V, questa retta la chiamo W, passano per origine, quindi sono dei sottospazi vettoriali. Nel disegno, chi è V intersecato W? L'origine. La dimensione di V quanto fa? È una retta. Se prendo questo vettore la genera, quindi la base è di lunghezza 1 e quindi la dimensione di V è lunga, è uguale a 1. La dimensione di W pure fa 1. La dimensione dell'intersezione, l'intersezione è l'origine, quindi è a sua volta un sottospazio vettoriale che ha dimensione, quanto fa la dimensione dell'origine? 0. Vediamoci qua l'underscore per dire questo è un vettore, questa è la dimensione che fa 0. E quindi per la regola di Grassmann quanto deve fare la dimensione di V più W? Deve fare 2, cioè deve fare questo più questo meno questo. Che vuol dire V più W fa 2? Allora considerate, se io faccio, mentre se facevo l'intersezione mi viene l'origine, l'origine è un sottospazio vettoriale. Se faccio invece l'unione, cosa mi viene? L'unione di due rette, ma l'unione di due rette non è un sottospazio vettoriale. Chi è invece un sottospazio vettoriale? Se io prendo un, per esempio, prendiamo questo punto qua, per la regola del parallelogramma lo posso vedere come unione, come somma di questo vettore qua e di questo vettore qua, ma questo vettore qua è un multiplo di questo vettore qua è un multiplo di questo, quindi io posso scriverlo come somma di due vettori, uno che sta in V e uno che sta in W. Quindi intuitivamente non l'unione, ma tutte le possibili somme dei vettori che stanno in V e in W mi daranno cosa in questo caso? Tutto il piano, perché io il ragionamento l'ho fatto con questo vettore qua, ma lo potevo fare benissimo con un qualunque altro vettore. Per esempio, se lo facevo con questo vettore qua,
Allora, questo vettore qua, come lo devo fare? Devo costruire la parallela questa e la parallela all'altra. Allora, se fate la somma di questo vettore e di questo vettore, viene questo vettore. Vedete, ogni vettore del piano lo posso decomporre come somma di un vettore che sta su V e di un vettore che sta su W. Anzi, in questo caso si potrebbe dimostrare che tale decomposizione è unica, e vedremo, vedremo un po' più in là che questo dipende dal fatto che l'intersezione di W era il solo vettore nullo. Comunque, allora, andiamo per gradi. Io avevo due spazi vettoriali, in questo caso due rette contenute nel piano cartesiano, ovviamente rette passanti per origine, se no non erano sotto spazi vettoriali. Ho fatto l'intersezione, in questo caso l'intersezione veniva dalla sola origine ed è un sottospazio vettoriale. Poi, se faccio l'unione, l'unione non è uno spazio vettoriale, perché diciamo l'unione di queste due rette sono tutti i vettori che stanno sulle rette, ma per esempio questi due vettori che ho costruito in figura non ci stanno, perché questo qua non sta né su questa retta qui né su questa retta qui. Quindi la somma di due vettori che stanno in quest'unione non sta nell'unione. Allora, per avere un spazio vettoriale non posso fare l'unione, ma devo fare qualcosa in più. Devo fare tutte le possibili somme dei vettori che stanno in V e dei vettori che stanno in V. Questo è il più piccolo spazio vettoriale che contiene sia V che W, cioè lo spazio vettoriale generato da V e da W. E questa è un'affermazione che dimostreremo. Nella fattispecie, un paio di esempi ci hanno consentito di capire, di intuire, che in questo caso lo spazio vettoriale generato dall'unione di V e W chi è? È tutte le due. Per quale motivo? Io ho preso un vettore qua, tirando la parallela alle due rette, ho fatto vedere che si può scrivere come somma di un vettore che sta su V e di un vettore che sta su W. Poi ho preso un vettore da un'altra parte, facendo la stessa cosa, ho ottenuto lo stesso risultato. A questo punto capisco, almeno intuisco, che lo posso fare per qualunque vettore di R, di R2. Andiamo a vedere se torna la regola di Grassmann. La regola di Grassmann cosa mi dice? V aveva dimensione 1, W aveva dimensione 1, l'intersezione ha dimensione in questo caso 0. Ok? La regola di Grassmann mi dice che la dimensione della somma, cioè dello spazio vettoriale generato dall'unione, deve essere uguale a questa più questa meno questa. In questo caso deve fare 2 e quindi deve essere tutto R2, perché l'unico sottospazio di R2 di dimensione 2 è R2 stesso. Va bene? Ok. Allora, in R2 facciamo un altro caso. Vediamo un po' se è possibile cambiare la situazione. Ecco, qua non ci sono tante possibili scelte. Cosa posso fare qua? Prendo R2, prendo una retta. E l'altra retta la posso prendere uguale, cioè le due rette o sono uguali oppure no. Oppure potevo prendere, vabbè, cominciamo con questo caso qui. In questo caso cosa cambia? Allora, V intersecato W cosa fa? Fa V o W, tanto sono uguali. La dimensione dell'intersezione fa 1. La dimensione di V fa? Quella di W pure 1. La dimensione della somma quando deve fare? 1 più 1 meno 1 deve fare ancora 1. Infatti, se le due rette le prendo uguali, quando vado a fare la somma dei vettori che sta su una delle due rette, però
sta sempre sulla stessa retta, e quindi alla fine ci verrà sempre un vettore che sta su questa retta. Quindi in questo caso, se vado a fare la somma dei vettori che stanno su V e dei vettori che stanno su W, mi vengono sempre i vettori che stanno su V, perché V e W sono uguali. Facciamo un altro caso, sempre in R2, prendiamo V e questa retta qua, invece prendiamo W uguale a tutta R2. Andiamo a vedere che succede. Adesso, V di terzo grado W fa... Allora, V è una retta passante per origine, V è tutte le due. Quando vado a fare l'intersezione, cosa mi viene? V. La dimensione dell'intersezione mi viene? 1. La dimensione di V pure era 1, la dimensione di V era? 2. La dimensione della somma deve fare 2 più 1 meno 1 e quindi deve fare 2. Torna? Sì, perché adesso se io faccio sommo i vettori che stanno in V con un qualunque vettore di W, è chiaro che ottengo un posso ottenere tutti di nuovo i vettori di R2. Più, da R2 non posso uscire, perché è lo spazio che contiene sia V che W. Poi, se voglio ottenere un vettore di qualunque di R2, lo sommo esso, diciamo lui stesso, all'origine, che è un vettore che sta anche in V. Stavolta la somma non è unica, perché allora, se io prendo questo vettore qua, chiamiamolo U, allora U lo posso scrivere come U più l'origine. Allora qua mettiamoci un vettore V piccolo, oppure posso scrivere U come V più U meno V. Allora vedete che questi sono due modi di scrivere U. Questi due modi sono diversi, almeno nel caso che ho rappresentato in figura, perché in questo caso questo è un vettore che sta in W, cioè sta su tutte le due. Questo qua pure è un vettore che sta su tutte le due, e questo è un vettore che sta su V, questo è un vettore che sta su V. Come vedete, io ho potuto scrivere il mio vettore in due modi diversi, come somma di un vettore di W e di un vettore di V. Questo dipende dal fatto che la dimensione dell'intersezione non è 0, è maggiore di 0. Questo è pure una cosa che dimostreremo, però metteremo magari a parte, corollario del teorema. Oh, questi esempi necessariamente erano in qualche modo abbastanza banali, perché in R2 tante possibilità non ce l'ho. Le dimensioni, vedete, diciamo, se le dimensioni coincidono, gli spazi coincidono. L'abbiamo detto prima, l'abbiamo visto prima, era una conseguenza del teorema della dimensione. Se gli spazi stanno uno dentro l'altro e le dimensioni coincidono, gli spazi devono per forza coincidere. Quindi molte possibilità non c'erano. In R3 aumenta qualche possibilità. Allora, cominciamo allora, rappresentiamo R3 con come il, diciamo, prodotto cartesiano con i tre assi ortogonali, diciamo x, y e z, e prendiamo V un sottospazio di dimensione 1. Allora, se la dimensione è 1, questo sottospazio cosa sarà? In R3? Una retta passante per l'origine. Allora, rappresentiamo questa retta passante per l'origine. Poi prendiamo un altro spazio W invece di dimensione 2,
se la dimensione sarà 2, questo spazio cosa sarà? Sarà un piano passante per l'origine. Allora, rappresentiamo questo spazio. Questo modo. Allora, l'origine la metto di qua. Per dire che la retta non è contenuta nel piano, cancello questo pezzetto per far vedere che insomma la retta buca il piano, se no diciamo, quindi deve passare da sotto al piano sopra al piano. Dove può bucare la retta e il piano? Solo nell'origine. Allora, vediamo un po', V intersecato V doppio. Allora, una è una retta passante per l'origine, l'altra è un piano passante per l'origine. Quante possibilità ho? Andiamo sulla dimensione. Quante possibilità ho? Questo deve essere contenuto sia in V sia in V doppio. Quindi la dimensione non può superare, in particolare non può superare quella di V, cioè quindi non può superare 1. Quindi questa dimensione quanto fa? Quanto può fare? O 0 o 1. Oh, il caso che abbiamo rappresentato in figura è uno ben preciso. Nel caso rappresentato in figura la dimensione dell'intersezione quanto fa? 0. Se fosse 1, allora in questo caso a cosa corrisponde? Se fosse 1, questo sarebbe un sottospazio di dimensione 1 di V, quindi dovrebbe coincidere con V. Quindi cosa vorrebbe dire? Che è tutta la retta, quindi la retta appartiene al piano. Quindi in questo caso V è incluso in V doppio. Quindi la retta appartiene al piano. In quest'altro caso, invece, la dimensione dell'intersezione deve fare 0. Ma chi è l'unico spazio che ha dimensione 0? È l'origine. Quindi in quest'altro caso, la retta e il piano si intersecano solo nell'origine. Quindi non ho alternative, o è l'uno o è l'altro, o la retta sta sul piano, oppure la retta interseca il piano solo nell'origine. È chiaro? Ma dice, ma io posso avere anche piani e rette che si intersecano da qualche altra parte. Certo, ma non stiamo parlando, qui non stiamo parlando di rette e piani qualunque, stiamo parlando di rette e piani passanti per l'origine. I sottospazi vettoriali sono solo le rette e i piani che passano per l'origine. È chiaro? E quindi questi si intersecano all'origine e più che nell'origine non si possono intersecare, si possono intersecare solo in quel punto, perché la dimensione dell'intersezione è 0. È chiaro? Bene. Allora, supponiamo che siamo in questo caso, supponiamo che siamo nell'altro caso. Allora, supponiamo che siamo nel caso di sopra. Allora, la dimensione di V più W quanto fa stavolta? Deve fare 2 più 1 meno 0, deve fare 2.
nell'altro caso a lui. Quindi vuol dire che io con i vettori del piano e con i vettori che generati dalla retta posso anche in questo caso generare tutto lo spazio. Senza starci a impazzire a fare le figure diciamo in R3 che poi dopo sono difficili anche da leggere, da interpretare, pensate semplicemente al piano orizzontale, cioè al piano generato da econ1 e econ2, dai vettori econ1 ed econ2 della base canonica, e alla retta z, cioè la retta verticale che è generata dal vettore 0,0,1. È chiaro che un qualunque vettore di R3 lo posso sempre scrivere come la somma di un vettore che sta sul piano orizzontale e di un vettore che diciamo che sta sulla retta z. Ok? Per esempio, pi greco è uguale all'insieme delle x a i piani si indicano lettere greche minuscole, quindi pi greco in questo caso indica un piano, non è diciamo il numero che indica il rapporto tra la circonferenza e il diametro. Se lo volete lo possiamo chiamare alfa, così tale che x e x appartengono a r. Poi prendiamo r uguale 0 0 z tale che z appartiene a r. È chiaro che un qualunque punto x y z è uguale a x y 0 più 0, 0, z. Questo è un punto che sta qua, questo è un vettore che sta qua, quindi in questo caso questo è l'esempio più semplice, il piano orizzontale, tutti i punti che stanno, o i vettori del tipo x, y, 0 giacciono nel piano orizzontale, perché la terza componente è 0. Tutti questi vettori qua appartengono alla retta z, che stanno sulla retta che ha diciamo x e y uguale a 0, e a questo punto è evidente in questo caso, negli altri casi è meno evidente ma è sempre vero. Gli altri casi quali? Quelli in cui ho un piano passante per l'origine o una retta passante per l'origine che si intersecano solo nell'origine. In questo caso la dimensione della somma per la regola di Grassmann deve fare 3. Allora, vediamo un ultimo esempio prima di dimostrare il teorema. Poi, una volta dimostrato il teorema, faremo anche degli esempi numerici. Qua stiamo facendo degli esempi, diciamo, stiamo analizzando tanto come sono fatti da un punto di vista geometrico visivo, insomma, poi metteremo proprio le coordinate. Ok. Allora, prendiamo stavolta due piani. Allora, gli assi li disegno comunque, che mi servono. Prendiamo due piani. La parte tratteggiata è quella che va dietro. Questi due piani come due pagine di un libro. Passano entrambi per l'origine, quindi vedete che si intersecano ovviamente nell'origine, ma vedete che già dalla figura si devono intersecare, beh, nella figura che ho fatto io si intersecano più o meno lungo l'asse x, supponiamo che si intersecano lungo l'asse x.
altrimenti se non sarà l'asse x comunque si dovrebbero intersecare lungo una retta. Questo perché? Allora, questo è 2 più 2 meno la dimensione di U intersecato, di V intersecato W. Però V più W, siccome siamo in R3, dove sta? Dove sta? In R3. E quindi la dimensione di questo spazio qui quanto può fare? Non può superare 3, perché siamo comunque sempre all'interno di R3. Ha uno spazio più piccolo, non può avere dimensione maggiore di uno spazio più grande. Per il teorema del completamento. No, io prendo una base di questo, lo completo rispetto a questo, allora questa base ha massima lunga 3. Quindi, cosa se ne ricava? Se ne ricava che la dimensione di V intersecato V doppio quant'è? Allora, può fare 0? Perché se faceva 0 qua mi veniva 4 e non tornano i conti. O è 1 o è 2. In generale, nella figura, nel nostro caso è 1. Ma in generale o è 1 o è 2. In questo caso a cosa corrisponde? 2 corrisponde a quando i piani coincidono. Questo qua cosa corrisponde? V intersecato W doppio è uguale a una retta, come nella figura. Quindi, come vedete, se io prendo due piani in R3, questi o coincidono oppure si intersecano lungo la retta. Dice, ma non c'erano pure i piani paralleli? C'erano anche i piani paralleli, ma qua no, perché questi non sono piani qualunque, sono piani passanti per l'origine. Quindi sappiamo che qualora fossero paralleli, in realtà coinciderebbe. Quindi qua abbiamo solo, essendo entrambi i piani passanti per l'origine, quindi essendo l'intersezione in ogni caso non banale, almeno l'origine ci sta sempre, abbiamo, quindi questa qua fa, vabbè, l'abbiamo scritto là, quindi è inutile ripeterlo qua sopra, quindi la dimensione di V intersecato W doppio o fa 1, in questo caso, o fa 2. Ok? Se fossimo stati in R4, qui avrei avuto 4. Era ancora vero quel discorso là? Poteva fare anche 0, perché qua mi veniva 2 più 2 faceva 4, se qua mi viene 0 voleva dire che si intersecavano solo le origini. Quindi due piani di dimensione 2 in R4 si possono intersecare solo le origini. Adesso questo non lo riusciamo a disegnare adesso, quando faremo, diciamo, con le coordinate, diciamo con i vettori numerici lo vedremo meglio. Questo però perché? Perché in R4 io non ho solo l'origine, le rette, i piani e lo spazio. Ho l'origine, chi sono i sottospazi di R4? L'origine, le rette passanti per l'origine, i piani di dimensione 2 passanti per l'origine, gli iperpiani di dimensione 3 passanti per l'origine e tutto R4. Quindi in R4 c'è abbastanza spazio per avere due piani di dimensione 2 che si intersecano soltanto per l'origine. Volete un esempio? Diciamo, esempio in R4. Allora, prendiamo alfa uguale x, y, 0, 0, tali che x e y appartengono a R. E beta uguale al piano 0, 0, z, t, tali che z e t appartengono a R. Questi sono
due piani di dimensione 2 non sono l'analogo dei piani in R3. Poi vedremo perché. Queste che ho scritto io si chiamano equazioni parametriche, perché qua per descrivere il mio insieme ho due parametri liberi. Questo a dimensione 2 perché ci sono due parametri liberi, vedremo in seguito. Se questo se dovessi passare alle equazioni cartesiane, l'equazione cartesiana per descrivere questo piano non è una come per i piani di R3, ma sarebbero due. Ci vuole un'equazione che mi dice la terza coordinata fa 0 e un'equazione che mi dice la quarta coordinata fa 0. Questo lo capiremo meglio a suo tempo. Anche qui l'equazione parametrica mi dice che ci sono due parametri liberi, equazioni cartesiane ce ne vogliono due per avere questo piano. Una mi dice la prima coordinata fa 0, una mi dice la seconda coordinata fa 0. Questi sono due piani di R4. Dove si intrecciano questi due piani? L'unico punto che sta qua e che sta qua, qui ho la terza e la quarta coordinata 0, qui ho la prima e la seconda coordinata 0, mettete insieme, allora tutte e quattro le coordinate devono fare 0. Quindi quei due piani si intersecano nella sola origine. Quindi è magari non così intuitivo per adesso, ma poi quando vedremo appunto l'equazione parametrica e l'equazione cartesiana lo capiremo. Invece in R3 due piani si devono intersecare per forza almeno in una retta, perché 2 più 2 fa 4, c'è un 1 in più, quindi la dimensione dell'intersezione deve venire 1 o 2, 2 se i piani coincidono, 1 se i piani non coincidono, meno di 1 non può venire, quindi se i piani non coincidono si devono intersecare lungo una retta. E R4 no. Nelle 4 può succedere, questi due piani si intersecano da soli. Va bene. Ora, gli esempi ne abbiamo detti tanti, adesso ci sta da dimostrare il teorema. Allora, la dimostrazione, scrivo qua dim e continuo sulla lavagna sotto. La prima cosa che voglio osservare è che V intersecato V doppio è un sottospazio vettoriale di V. Vediamo se abbiamo il tempo. Sì, ci sta il tempo. Allora, sia U appartenente a V più V doppio. La prima cosa che devo dimostrare, per dimostrare che V più V doppio è sottospazio vettoriale di U, basta mostrare che se U1 e U2 appartengono a V più V doppio, allora U1 più U2 appartiene a V più V doppio, e che se U appartiene a V più V doppio, allora lambda appartiene a K, allora lambda U appartiene a V. Vi ricordate? Per dimostrare che una cosa è un sottospazio vettoriale basta mostrare che è chiuso rispetto alla somma, e se moltiplico per uno scalare ottengo ancora un vettore del sottospazio. Allora, quindi
questo lo faccio dopo. Dico adesso siano 1 appartenenti a V2. Quindi esistono V1 appartenenti a V, V1 appartenente a V doppio, tale che 1 è uguale a V1 più V1. Poi ne prendo U2 appartenente a V doppio, quindi esistono V2 appartenente a V, V2 appartenente a V doppio, tale che U2 è uguale a V2 più V2. Allora, se adesso vado a fare U1 più U2, questo è uguale a V1 più V2 più V1 più V2. Allora, però questa è la somma di vettori che stanno in V, quindi sta in V. Questa è la somma di vettori che stanno in V2, quindi sta in V2. Quindi anche questo appartiene a V più V2. Similmente, sia U appartenente a V più W, quindi esiste U appartenente a V, W appartenente a W, tale che U è uguale a V più W, sia lambda appartenente a K, campo K, allora lambda U è uguale a lambda e V più W uguale a lambda V più lambda. Ma questo, siccome V è un sottospazio vettoriale, questo sta in V, siccome V è un sottospazio vettoriale, questo sta in V, e quindi anche questo sta in V. Fine. Quindi questa è una dimostrazione in realtà realmente ovvia. Se ho due spazi, sottospazi vettoriali, la loro intersezione è ancora un sottospazio vettoriale. Quindi, ricordate, se ho sottospazi vettoriali, faccio l'intersezione e continuo ad avere sottospazi vettoriali. Possono essere 2, 3, 4, 50. Quindi in realtà non ho usato mai il fatto che i sottospazi fossero di dimensione finita. Quindi questo vale in generale. Se i sottospazi sono di dimensione finita, l'unica conseguenza in più che avete è che anche ovviamente l'intersezione sarà di dimensione finita. Quindi questo è veramente banale. Adesso fatemi cancellare questa parte perché voglio mantenere l'enunciato del teorema. Oh, naturalmente questa parte qui è banale, non la sto a dimostrare. Per quale motivo? Ho verificato che questo è un sottospazio vettoriale di U. D'altro canto, questo è contenuto sia in V che in V'. Quindi la dimensione di questo deve essere minore o uguale alla dimensione di V che fa H e alla dimensione di V' che fa K. Gli spazi contenuti uno nell'altro, quello contenuto dentro non può avere dimensione superiore a quello contenuto, non può avere dimensione superiore a quello contenente, ovviamente, per il teorema del completamento della fase. Quindi L non può superare né H né K, quindi non può superare neanche il minimo tra i due valori. L'abbiamo visto negli esempi, no? L'intersezione tra una retta e un piano o a dimensione 1 o a dimensione 0. Ok. Bene. Ok. Adesso fatemi cancellare questo. Scusate, io mi sono rimbambito. Io ho dimostrato qua che questo è un sottospazio vettoriale. Non ho fatto niente di male, diciamo, ho detto tutte cose giuste, ma non ho dimostrato questo, ho dimostrato che questo è un sottospazio vettoriale.
L'altra parte che dovevo fare prima è questa qui. Infatti nei simboli non dovrei aver sbagliato perché ho sempre messo più, giusto? Quindi ho semplicemente dimostrato prima una cosa che dovevo dimostrare dopo. Allora, per quanto riguarda invece l'intersezione, che è più facile, se a U appartenente a V intersecato W. U2 appartiene a V intersecato W, allora 1 più Q2, beh, questo è ancora molto più banale, cioè questo sta in V, questo sta in V, questo sta in V, questo sta in V doppio, questo sta in V doppio, questo sta in V doppio, e quindi sta in tutte e due. Poi se U appartiene a V intersecato W doppio e lambda appartiene a K, allora lambda U, allora questo sta in V, questo sta in K, lambda U appartiene a V, questo sta in W doppio, questo sta in K, lambda U appartiene anche a V doppio, e quindi sta nell'intersezione. Quindi allora, riprendiamo da qui, perché io cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che questo è un sottospazio vettoriale. Ho dimostrato che V più W è sottospazio vettoriale di U, e poi ho dimostrato che V intersecato W è sottospazio vettoriale di U. Semplicemente lo dovevo fare nell'altro ordine. Adesso andiamo a vedere l'intersezione. La dimensione di V intersecato W doppio, che chiamo L, chiaramente non può superare né H né K. Questo per il discorso che ho fatto prima. Però in realtà non la dovevo fare prima, perché diciamo, dovevo prima dimostrare che questo è un sottospazio vettoriale. È sottospazio vettoriale, banalmente, la dimensione fa L, siccome diciamo V intersecato W doppio è contenuto in V, allora la dimensione di V intersecato W doppio è minore o uguale di A. V intersecato W doppio è contenuto in W doppio, quindi la dimensione è minore o uguale di K. Mettete le due cose insieme, L non può superare né H né K, quindi non può superare il minimo tra H e K. Adesso andiamo a vedere invece la somma. La somma, anche lei, è uno spazio vettoriale. Chiaramente V più W doppio è lo spazio generato tra, diciamo, da U e W doppio. Quindi in realtà io devo dimostrare prima questo. Questo mi trova in uno spazio vettoriale, ho verificato questa disuguaglianza. Poi sull'altro lavagno ho dimostrato che questo è uno sottospazio vettoriale. Adesso sto dicendo che questo sottospazio vettoriale, scusate qua, è V, è generato da V e W doppio. Perché? Se vi ricordate la definizione, chi è questo spazio? È semplicemente la somma dei vettori che stanno in V e dei vettori che stanno in W doppio. Ora, lo spazio generato da questi, chi è? Sono tutte le combinazioni lineari, ma tra le combinazioni lineari in particolare ci stanno le somme. Quindi meno delle somme, diciamo, io non posso fare quando faccio le combinazioni lineari. Anzi, posso fare tante altre cose in più. Però in realtà, se faccio le somme di vettori che stanno in V e di vettori che stanno in V doppio, certamente ottengo un sottospazio vettoriale. Quindi certamente ottengo lo spazio vettoriale generato da V e V doppio. Cioè, questo è l'insieme, queste sono tutte
le combinazioni lineari di vettori di V e W. Queste sono le somme. Quindi è chiaro che le somme sono particolari combinazioni lineari e otteniamo una inclusione di questo tipo. D'altro canto, se io prendo una qualunque combinazione lineare, allora questo sta in K, questo sta in K, questo sta in V e questo sta in W. Ora, questo sta in K, questo sta in V, questo è in V, questo sta in K, questo è in W, questo sta in W. Quindi una combinazione lineare, una volta che avete incorporato lambda in V, cioè avete moltiplicato lambda per V, una volta che avete moltiplicato mu per W, che cos'è? È una somma. E quindi questo mi dice che ogni come le somme erano particolari combinazioni lineari, questo mi dice che anche tutte le possibili combinazioni lineari sono anche somme. E quindi otteniamo l'altra inclusione, le due inclusioni messe insieme mi dicono che qui c'è l'uguaglianza. Ok. Quindi torniamo qui. Io prendo due spazi, faccio l'intersezione e ottengo un sottospazio. Il primo è la dimensione H, il secondo è la dimensione K, l'intersezione ha una dimensione più piccola, può essere H oppure può essere K, ma non può superare in ogni caso il minimo tra questi due valori. Può anche essere più piccola, ma può essere benissimo che, per esempio, abbiamo visto due piani, no? 2, 2, H uguale K uguale a 2, ma si possono intersecare in qualcosa che ha dimensione 1. Quindi L sappiamo solo che è minore o uguale del minimo tra H e K. Adesso andiamo a lo spazio generato dall'unione. L'unione non è un sottospazio vettoriale, pensate a due rette non coincidenti. L'unione di due rette passanti per l'origine sono due rette passanti per l'origine, ma non è un piano passante per l'origine. Per avere il piano non basta fare l'unione, ma bisogna fare la somma dei vettori che stanno su una retta e dei vettori che stanno sull'altra retta, per esempio. In generale, la somma dei vettori che stanno in V e dei vettori che stanno in W. È chiaro? Questa osservazione ci dice semplicemente che se facciamo lo spazio vettoriale generato da, cioè le combinazioni lineari, se facciamo le somme, in questo caso, essendo V e W sotto spazi vettoriali già, viene esattamente la stessa cosa. Adesso andiamo all'ultima formula, cioè quella che ci rimane da dimostrare, proprio la formula di Grassmann. Fatemi cancellare solo questo pezzetto. Dai, abbiamo quasi finito, mancano proprio 2 minuti. Allora, prendo V intersecato W. V intersecato W. La dimensione di V intersecato W l'abbiamo chiamata L. Prendo una base di V intersecato W. Diciamo sia U con 1, U con L, una base di V intersecato W. Quindi U con I appartiene a V intersecato W per ogni I che va da 1 fino a L. Adesso
io supponiamo per semplicità che H e K siano maggiori di L. Se H e K sono uguali a L, alcuni di questi passi che sto per dire si riducono. Allora, completo U con 1, U con L, fino ad avere una base di V. Quindi una base di V sarà fatta da U con 1, U con L, poi V con L più 1, fino ad arrivare a V con A. Allora, se vi ricordate, V aveva dimensione H. Allora, per questi qua stanno i V. Essendo una base di questo, sono linearmente indipendenti. Siccome sono una parte libera di V, io posso sempre completarla fino ad avere una base di V. Teorema del completamento. Dall'altra parte completo U con 1 con L fino ad avere una base di V doppio. Quindi la base di V doppio sarà fatta così: U con 1, U con L, V doppio L più 1, V doppio K. Ok? Se H oppure K fossero uguali a L, cosa succederebbe? Semplicemente che qua, per esempio, se H fosse L, qua non ci sarebbero elementi. Quindi non dovrei fare nulla. Il completamento sarebbe banale. Però se H e K sono maggiori di L, qua ci devo aggiungere delle cose. Ok? Quello che dico adesso, adesso cancello la parte di sopra e finiamo la dimostrazione. Un altro pochino di pazienza, siamo arrivati. Allora, dico che U con 1, U con L, UL più 1, UK, UH, WL più 1, UK è una base di V. Quindi io ho preso una base dell'intersezione, da una parte l'ho completata a fare una base del primo spazio, dall'altra parte l'ho completata a fare una base del secondo spazio. Poi metto tutti i vettori insieme, ovviamente con U con L che stanno da tutte e due le parti li conto una volta sola, perché è inutile contarli due volte, e dico che questa è una base di V intersecato V doppio. Se lo dimostro, perché non l'ho ancora dimostrato, l'ho solo detto. Allora, contate che questi sono L. Questi quanti sono? H meno L. Questi quanti sono? K meno L. La dimensione come si fa? Si fa la lunghezza della base, quindi la dimensione di V più V doppio quanto sarà? Sarà L più H meno L più K meno L, mi viene H più K meno L. Un L se ne va. E mi viene cioè la regola di Grassmann. Allora, dobbiamo dimostrare che questa è una base. Allora, per dimostrare che questa è una base, cosa dobbiamo dimostrare? Prima dobbiamo dimostrare che è un sistema di generatori e poi che è una parte libera. Adesso sia U
appartenente a W più W. Quindi esistono V appartenente a V, W appartenente a W grande, tali che VU è uguale a V più U. Allora, V come si scriverà? Io sapevo che questa era una base di V, quindi V si potrà scrivere come somma per I che va da 1 fino ad H. Qua ci metto dei coefficienti, li chiamo lambda con I, anzi mettiamo somma per I che va da 1 fino ad L di lambda con I con I più somma per I che va da L più 1 fino a H di lambda con I V con I. Cioè V è una combinazione degli elementi della base, però gli elementi della base avevano due lettere diverse. Fino all'indice L si chiamavano U con I, dall'indice L in poi, L più 1 in poi, si chiamavano V con I. Allora, quando vado a fare la combinazione lineare, i coefficienti li chiamo sempre allo stesso modo, lambda con I. Però fino a L ci devo mettere U con I, da L in poi ci devo mettere U con I. W doppio sarà somma per I che va da 1 fino a L di mu con I U con I più somma per I che va da L più 1 fino a K di mu con I W. Adesso, quando andate a sostituire U uguale V più W, cosa vi verrà? Dovete fare la somma di queste due somme. E allora cosa vi viene? Viene somma per I che va da 1 fino a L di lambda con I più U con I per U con I. Queste prime due somme le sto mettendo insieme. Poi vi viene somma per I che va da L più 1 fino a K di lambda con I U con I più somma per J che va da L più 1 fino a qua è la H e qua è K di mu con J, doppio J. Qua ho cambiato nome, invece di chiamarlo io l'ho chiamato J, ma potevo chiamarlo io lo stesso, tanto è una variabile muta, l'indice di una somma. Quindi, come vedete, qui che cosa ho? Ho una combinazione di questi vettori qua. Perché? Qui c'è il vettore U con 1 con L, con certi coefficienti. I coefficienti non sono né lambda con I né mu con I, ma sono la somma di lambda con I più mu con I. Qui ho scusate, qua è V con I. Qui ho il V con I, VL più 1, VH moltiplicati per lambda con I, che era questa somma qua. E qua ho questa somma qua. Ho riportato quest'ultima somma qua. Queste due somme non possono essere messe insieme perché i vettori non sono gli stessi. Invece questa può essere messa insieme. Però se andate a vedere adesso il risultato netto qual è? Che io ho generato un vettore come combinazione di questi e di questi. Cosa ho dimostrato? Quindi questa qua chiamiamola B per dire base, quindi B è un sistema di generatori, è un sistema di V più V. Adesso, per dimostrare che è una base, dobbiamo anche dimostrare che quelli sono linearmente indipendenti. Sia ora a lambda 1 U1 più lambda L UL più qua mettiamo lambda L più 1 V
VL più 1 più lambda H QH più mu L più 1 W L più 1 più A mu K W K uguale a vettore nullo. Oh, cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che tutti i coefficienti sono nulli. Io ho preso una combinazione lineare, purtroppo i coefficienti di questa base qui non l'ho rinominato gli indici. Allora, questa base qui, i primi, è fatta da tre set di vettori. I primi vettori si chiamano U con 1 con L. Questi vettori sono VL più 1, VLA, VA. Questi altri vettori sono WL più 1, WK. I coefficienti li chiamo. Beh, fino a qua uso una sola lettera. Qua per capire, per sottolineare il fatto che sto tornando indietro con gli indici, uso un'altra lettera. Però sono comunque, diciamo, numeri generici di K. Quindi io devo dimostrare che ho preso. Se prendo. Cosa devo dimostrare? Devo mostrare che lambda 1 uguale lambda h uguale a 0 e mu l più 1 uguale mu k pure uguale a 0. Questo devo mostrare. Allora, cominciamo a portare tutta la roba con la W a destra. A sinistra cosa rimarrà? Rimarrà lambda 1 1 più lambda L VL più lambda L più 1 VL più 1 più lambda H VH uguale mu L più 1 W L più 1 più mu K W K. Allora fate attenzione, perché questo qua sta in W. Tutto questo sta in V. Ok? Quindi, in realtà, siccome è lo stesso vettore, se sta in V doppio e sta in V intersecato V doppio. Ma un elemento che sta in V intersecato V doppio si deve poter scrivere come somma per J che va da 1 fino a L di alfa J UJ. E questa scrittura qui, cioè si devono poter, U con L, U con 1 con L, erano dei vettori della base, di una base di V intersecato V. Quando abbiamo una base, questo non, mi pare che non l'abbiamo detto esplicitamente, però è una cosa banale, ma comunque non la dimostro adesso, ci torniamo dopo se non l'ho detta. Quando ho una base, ogni vettore di uno spazio si deve poter esprimere come combinazione lineare di elementi della base, e questa scrittura è unica. Ok? Questo che vuol dire? Vuol dire innanzitutto che tutti questi qua fanno 0.
devono comparire soltanto questi. Gli altri vettori erano, diciamo, questi vettori qui, insieme a questi, erano una base di W, quindi erano linearmente indipendenti. Questi qui, insieme a questi, erano linearmente indipendenti, quindi la prima cosa che otteniamo, lambda L più 1 uguale lambda H uguale mu L più 1 uguale mu K, e saranno tutti 0. Una volta che sono 0 questi, riscriviamo quello che ottengo lambda 1 1 più lambda L UL uguale a vettore nullo, perché se questi e questi fanno 0, qui mi viene il solo vettore nullo. Ma questi erano vettori linearmente indipendenti, perché li avevamo scelti come base di V intersecato W, e quindi lambda 1 uguale lambda 2 uguale lambda L, e fanno 0 questi. Quindi non c'è, diciamo, altra possibilità. Va bene? Ok, questo finisce la dimostrazione della formula di Grassmann. Adesso facciamo un intervallo.